Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Acquasparta, strade e piazze dedicate a martiri civili, Don Pino Puglisi, Peppino Impastato, Rita Atria, Emanuela Loi. Qui vogliamo ricordare la prima gente donna a far parte di una scorta ed anche la prima poliziotta ad essere uccisa. Emanuela Loi. A Perugia il prefetto e il sindaco si alternano nella lettura dei nomi delle vittime. Barbara Corvi entra in questo elenco, aveva 35 anni quando è scomparsa, era il 2009. Ancora non ha avuto giustizia, si sospetta che sia stata uccisa perché aveva un altro. Marito e cognato indagati hanno il cognome cui fa capo un'andrina calabrese. Sono storie di donne che hanno cercato di ribellarsi al codice mafioso che le vuole succubi. E nel momento in cui cercano di ribellarsi, di uscire, vengono fatte fuori. La mafia uccide in tanti modi, oggi fagocita imprese, un fenomeno a cui la crisi economica innescata dal Covid ha messo l'acceleratore. La mafia è a sua volta, è stato ed è ancora un virus. E al pari di questo virus ha dimostrato una capacità di produrre varianti. Il vaccino è proprio quello che è insito in questa giornata della memoria. Domani pomeriggio i nomi delle vittime verranno proiettati sulla facciata di Palazzo dei Priori a Perugia. Ad Amelia, libera, incontrerà la famiglia Corvi per ribadire il suo impegno nel nome di Barbara.